Ringrazio l'assessore del Comune di Viareggio per questa possibilità. Per me è davvero un onore essere qui a Viareggio a parlare di ciclabilità in una città che ospita una delle associazioni FIAB più battagliere, agguerrite e rappresentative dell'universo FIAB a livello italiano. Ricordo che FIAB è una federazione di associazioni locali, più di 100 associazioni sparse su tutto il territorio nazionale con quasi 20.000 soci, che ha come finalità la promozione dell'uso della bicicletta sia per il cicloturismo sia quale mezzo alternativo al mezzo a motore. Mi scuso un po' per il tono di voce, ma nonostante che gli studi dicano che i ciclisti si ammalano meno, io sono un po' l'eccezione che sono un po' l'eccezione che conferma la regola. Il tema della mia relazione, redatta per gli aspetti tecnici insieme all'ingegner Brogi, è più specifico e particolare delle ottime relazioni che mi hanno preceduto ed è relativo alla potenzialità per l'uso della bici nell'area urbana fiorentina. Qui vedete una foto della passeggiata, area in cui le bici non possono circolare, ma si vede benissimo un bel furgone che scarica. Questo un po' per rappresentare a volte anche le contraddittorietà della regolamentazione dell'uso delle aree pedonali. La relazione sarà strutturata su tre temi. Il primo sarà legato ad alcuni problemi generali già esposti dagli interventi che mi hanno preceduto, altri più particolari legati alla specifica situazione viareggina. La seconda parte analizzerà come la bicicletta possa rappresentare una risposta concreta e semplice a questi problemi. E poi c'è una terza parte. La terza parte deriva dalla mia esperienza professionale. Molte volte vado ai convegni, incontro professionisti e poi rispetto quando mi trovo nella vita concreta, il bellissimo mondo dei piani, del PRIM, del PUM, del piano della mobilità ciclistica, incontra degli ostacoli. Ultimamente in un comune toscano di cui non farò il nome, a fronte della mia domanda perché non venisse realizzata una pista ciclabile prevista nel PTCP, prevista nel PS, prevista nell'RU, mi è stato risposto: avvocato, quelle sono righe su carta, se noi togliamo dei posti auto i cittadini ci mangiano. Quindi questo un po' per fare il rapporto fra il mondo della teoria, il mondo delle leggi, la regione toscana è all'avanguardia, questo va riconosciuto, e il mondo della concretezza e della realtà, andando un po' con ordine sui problemi. In questi giorni in Toscana c'è l'emergenza meningite. L'anno scorso ci sono stati alcuni morti in Toscana per meningite. Ogni anno in Italia muoiono 84.000 persone per cause legate all'inquinamento. Sono morti premature, significa che sono morti che altrimenti non ci sarebbero se non ci fosse questo livello di inquinamento. Quindi è giusto fare sforzi e impegnarsi al massimo per combattere la meningite. Mi sono vaccinato ed è giusto che la regione toscana faccia battaglie di questo tipo. Cerchiamo però anche di fare qualcosa per questi 84.000 morti. A Viareggio, come ricordava l'assessore, non siamo messi molto meglio. E devo dire una cosa, che la centralina di Viareggio è in una posizione un po' infelice, perché è in via Maroncelli, in una situazione di traffico fondo urbano. Altre centraline a livello toscano sono piazzate in luoghi più strategici, nei parchi. Non vi dico la città, ma dicendovi dove è piazzata la centralina capirete, il fondo urbano a Firenze è rappresentato dal giardino di Boboli. Questi sono i dati ARPAT legati agli sforamenti nel mese di dicembre. Credo che non ci siano altri commenti da fare relativi alla situazione di Viareggio. La strada, come la vediamo? Pensiamo alla strada come un luogo per le auto. Io che ho un bambino piccolo di 2 anni penso alla strada come un luogo di pericolo. Finché in casa mio figlio è bene o male al sicuro, appena esce per strada ho la premura di metterlo sul passeggino, legarlo come il più possibile e dirgli stai attento, perché le strade non sono più a misura di bambino. Quindi
Questo è uno dei principali problemi a livello di vivibilità. Possiamo stare in case bellissime, però poi quando si esce siamo costretti a mettere i nostri i bambini in delle auto e portarli in altri luoghi chiusi. Sì. Spazi per i parcheggi. Questa è una foto dall'altro di Viareggio, ripresa da Google Maps. Possiamo vedere l'area destinata alla civile alle civili abitazioni e poi vediamo lo spazio dedicato ai parcheggi. Il tasso di motorizzazione, come diceva il professore prima, è un intervento che ho condiviso molto, è di 62 auto ogni 100 abitanti. Ma io voglio aggiungere un altro aspetto, che non è compreso dai nostri colleghi olandesi, tedeschi, francesi. Due anni fa mi sono trovato al VeloCity a Vienna a parlare di mobilità ciclistica e si scopre che in Olanda gli scooter possono andare sulle piste ciclabili. In Italia abbiamo un livello di motorizzazione, inteso come motocicli, di 15-25 motocicli ogni 100 abitanti. Quindi alle 62 auto bisogna unirci 25 motocicli, si arriva a 87, questo significa che ci sono 87 mezzi a motore ogni 100 abitanti, compresi bambini di 0 anni e anziani di 100 che non guidano. Deve far riflettere questo aspetto. Un altro aspetto, gli spazi limitati per vivere la città purtroppo colpiscono anche la nostra città. Qui potete vedere un esempio, non mi ci soffermerò molto, di spazio pedonale sottratto ai pedoni e dedicato alle auto. Basterebbe davvero poco. Nel corso degli quando parlo di mobilità ciclistica nei vari incontri, solitamente proietto slide relative ad altre città europee. Ho visto che anche nelle presentazioni precedenti le foto erano in gran parte tratte da esempi oltre Alpe. Questo è un piccolo esempio di come basta, ad esempio, stendere un tappeto di erba sintetica, di quella che è presente sulle aiuole di Piazza Mazzini, nel fine settimana per rendere più attrattiva ed economicamente sicuramente più florida una strada che altrimenti è preda solo delle auto. Un problema, secondo me, da non sottovalutare è il tema dell'incidentalità. Prima parlavo delle 84.000 morti premature per inquinamento. Come non parlare dei 180.000 incidenti stradali? 3.385 morti entro il 30° giorno, questo significa che se uno muore il 31° non rientra più nelle statistiche. E 257.421 feriti. Cioè, i numeri dovrebbero più che impressionare, agghiacciare. E le categorie di veicoli più coinvolte ovviamente sono vetture, motocicli, autocarri e biciclette. Il problema dell'incidentalità affligge anche Viareggio e risulta benissimo da una statistica, da una elaborazione delle statistiche effettuata dall'Associazione Bici Amici insieme all'Associazione Italiana Familiare Vittime della Strada. Potete vedere che le strade, anche nella città di Viareggio sono moltissimi gli incidenti mortali e vi invito tutti ad andare sul sito se siete interessati, perché potete vedere in relazione alle specifiche strade i livelli di incidentalità. La bicicletta è una risposta, forse non è l'unica, ma può essere una risposta importante. Sicuramente è il mezzo di trasporto più efficiente ad emissioni zero. Non sono un fisico, mi sono fatto aiutare da un ingegnere che mi ha dimostrato, numeri alla mano, che con la bicicletta è il mezzo sicuramente più efficiente per recarsi e per compiere un chilometro e, come visto nelle relazioni precedenti, entro i 4 chilometri non solo è il mezzo più efficiente, cioè comporta il minor dispendio di energia, ma anche il mezzo che mi permette di arrivare prima. Io abito nella zona di Careggi, ho lo studio in Piazza Duomo, vado in studio in bici non perché sono un monomaniaco della bicicletta, ma semplicemente perché ci metto 16 minuti. A piedi ce ne metterei 50, con mezzo pubblico 45, con l'auto non ci potrei andare, col motorino 20. Quindi uso la bicicletta perché arrivo prima. E qui non mi dilungo ulteriormente su questa immagine perché è già stata proiettata e ben rappresenta come i pedoni occupino la strada, come gli stessi pedoni portati in auto occupino la strada, come la occupino se vanno in bicicletta e come la occupano se vanno in macchina.
Le biciclette servono, un maggior uso della bicicletta serve anche a ridurre il numero delle vittime della strada. Il dato è facilmente comprensibile. Le biciclette non causano morti, ad esempio, fra i pedoni. Le auto causano un grandissimo numero di morti fra i pedoni. Le statistiche Istat, da questo punto di vista, parlano chiaro. Vi segnalo lo 0% di mortalità fra i pedoni uccisi dalle biciclette, a fronte di una mortalità assai elevata fra, ovviamente, pedoni investiti dagli auto. Veniamo poi a quelle che sono le obiezioni, che mi sento ripetere sempre, che mi sento ripetere a livello di carta stampata. Io ho, in varie città d'Italia, ho delle querelle con i direttori di giornale, con i giornalisti, quando escono quegli articoli che ho scritto: i ciclisti vanno contro mano, quindi io replico, mi viene detto, insomma, querelle con amministratori. Ecco, vediamo un po' di fare il punto, di poter permettere di rispondere a queste obiezioni. Le biciclette sono lente. Una delle obiezioni più intuitive che mi viene fatta è questa: certo, siamo una città dinamica di lavoratori, non possiamo mica far andare tutti in bicicletta. Le biciclette sono per hipster, studenti, persone che non hanno niente da fare, pensionati, gente che ha altro da fare. I lavoratori non possono utilizzare la bicicletta. Tutte sentite con le mie orecchie. Ecco. Libro bianco della Confcommercio, sicuramente non un'associazione di ciclisti. Nelle strade urbane la velocità media attuale delle auto è di 15 km orari, quella del 700 con le carrozze, e scende fino a 7-8 km orari nelle ore di punta. Bene, se la velocità media è di 7-8 km orari, possiamo utilizzare la bicicletta, che è una velocità media di 13-14, facciamo sicuramente prima. E poi c'è un'altra obiezione, e questa è veramente quella che riscontro più spesso: le biciclette sono pericolose, soprattutto sono pericolose per gli altri, non per il ciclista. Questa è un'altra considerazione, e oggettivamente un po' le biciclette per il ciclista sono pericolose, ma le biciclette sono pericolose per gli altri. Senza arrivare al livello di pericolosità teorizzato da Lombroso, che diceva che la passione del pedalare trascina alla truffa, al furto, alla grassazione, ecco, senza immaginare questo livello di pericolosità, credo che si debbano analizzare i dati. No, guardiamo i dati. Nel 2012, dati Istat, ci sono stati 400 pedoni uccisi da autovetture, 400 pedoni uccisi da ciclisti, fortunatamente zero. E qui a Viareggio, molti di voi conosceranno la vicenda di Via Fratti, strada che era ciclo pedonale, poi fu tolto il transito alle biciclette, e in questa situazione il Ministero delle Infrastrutture ha riconosciuto che non sussiste in una strada che ha quelle dimensioni un conflitto fra pedone e ciclista. Tutto sta nel saper regolamentare la situazione, però non c'è una conflittualità a strada. Veniamo poi al un'altra obiezione che mi viene formulata spesso: i ciclisti causano incidenti, che ha varie declinazioni. Ah, tutti quei ciclisti contromano. Ah, l'altro giorno ho incontrato un ciclista che stava per colpirmi. Guardiamo i dati. Questo è l'unico studio che analizza, della regione Lombardia, anno 2013, che analizza in modo specifico le cause di incidenti mortali accadute ai ciclisti. Ebbene, risulta che su 40 incidenti mortali con ciclisti coinvolto, e il morto è sempre il ciclista, ovviamente, 27, cioè il 70%, sono imputabili alla condotta dell'automobilista. Questo anche per far capire chi è il lupo e chi è l'agnello fra automobilista e ciclista, che possono essere anche lo stesso soggetto. Io sono automobilista, ciclista, ho la patente per la moto, mi sposto in treno, vado in aereo, ma a seconda del mezzo che uso posso fare più o meno danni. E poi andare in bici è pericoloso. Oggettivamente un margine di pericolosità c'è, invito però sempre in questi casi a stare attenti a quella che è la pericolosità percepita e quella che è la pericolosità reale. La pericolosità reale dice che il 5% delle persone usa la bicicletta per spostarsi, in moda share o moda split,
e il 5% degli incidenti avviene in bici. Bene, c'è una perfetta conformità. Se dovessimo guardare alla percezione, ad esempio, dovremmo pensare che il rischio più probabile che avremo uscendo di qui è di trovare un attacco terroristico, ma questo rischio è molto basso. Invece abbiamo moltissime possibilità, come vedete, di restare coinvolti in un incidente d'auto. Altri due temi spot: le biciclette e il mercato immobiliare. È un tema specifico e molte volte riscontro questa obiezione alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclistica. Ecco, se realizzate la pista ciclabile, mi togliete i costi auto e la mia proprietà vale meno. Spesso sono anche meno elaborati, però il retropensiero è questo. Ma secondo le ricerche di mercato, potete consultare il bellissimo articolo su Benzina Zero WordPress del nostro socio Gianni Lombardi di Via Regino, secondo le ricerche di mercato, le aree pedonali e le zone con meno parcheggi e più densità edilizia sono quelle di valore più alto. L'area periferica con tanti parcheggi vale meno, quindi la realizzazione di infrastrutture per la mobilità ciclistica non abbatte il valore di mercato. E che non abbatte il valore di mercato, non ve lo dico io, perché io sono ciclista, quindi ho le mie tesi, ma lo dicono gli annunci immobiliari. Quando negli annunci immobiliari si inizia a trovare informazioni del tipo comoda alla pista ciclabile, direttamente sulla pista ciclabile, comodissimo per accesso ciclabile, significa che la vicinanza con l'infrastruttura per la mobilità ciclistica è un valore aggiunto. E se è un valore aggiunto, dobbiamo cercare di realizzarne più. E se ne realizziamo più, i primi a essere contenti saranno magari proprio quegli abitanti del luogo che all'inizio mi avevano fatto quell'obiezione che vi avevo detto prima: e no, ci togliete il posto auto. Le biciclette e il commercio. Ovviamente con una bicicletta non si può andare all'IKEA, prendere una cucina e spostarla. Ecco, insomma, ogni mezzo ha dei limiti e la bicicletta ha dei limiti e strutturali di questo tipo. Però bisogna anche tenere in considerazione un fatto, che oggi esistono strumenti tipo le cargo bike elettriche con cui ad esempio Bartolini a Firenze effettuano le consegne nell'ultimo chilometro. Anche qui il primo passaggio avviene in aereo, in treno, in auto, e poi l'ultimo chilometro è fatto in bicicletta nelle aree pedonali. E poi un altro aspetto: un posto auto equivale a 10 posti bici. Avere una rastrelliera vicino al negozio equivale ad avere 10 potenziali clienti anziché uno solo. E poi un'ultima considerazione: se io ho la possibilità di spostarmi in auto senza alcuna limitazione, probabilmente cosa farò? Utilizzerò quest'auto per andare fuori città nel grande centro commerciale dove i prezzi sono più bassi. Se io invece ho la possibilità di spostarmi in bicicletta, magari mi recherò nella vicina bottega dove il prezzo sarà lievemente maggiore del centro commerciale, ma permetterò maggior controllo sociale perché la bottega ha una funzione di questo tipo, favorirò un'economia di prossimità. Quindi la bicicletta è un'amica del commercio, questo dobbiamo sempre considerare. E quindi vi ringrazio per l'attenzione.